Siamo alla vigilia dell'elezione di 15 consiglieri cittadini privati che andranno a comporre, con gli 11 nominati dagli enti pubblici, il nuovo consorzio di bonifica dell'Alto Valdarno 2, un ente che copre una parte del Valdarno fiorentino, tutta la provincia di Arezzo ed una parte della Valdichiana senese, che amministra 6 milioni di euro di risorse. Alle elezioni è candidata anche una lista di cittadini indipendenti sostenuta dal Movimento 5 Stelle, che ha preso il nome di Cittadini Alluvionati e Avvelenati, che denuncia una serie di irregolarità e chiede l'annullamento delle elezioni. Dentro a queste liste ci sono sindaci, queste liste che dovrebbero essere di cittadini privati, sono comunque composti da sindaci, presidenti delle unioni dei comuni, tecnici comunali, consiglieri in genere, addirittura si è candidato il commissario della Valdichiana Retina uscente, sono sicuramente cittadini privati, mi direte voi sì, è vero, ma comunque rivestono un ruolo nell'ente appunto. Avete cercato di controllare ovviamente le liste degli aventi diritto al voto, che cosa avete riscontrato? Beh, queste liste sono, diciamo, non chiare, perché prima di tutto sono state fermate al 31/12/2012, quindi non tengono conto dei decessi, dei passaggi di proprietà fatti da 31/12 fino ad oggi. Non sono comunque aggiornate anche al 31/12/2012, perché troviamo ancora proprietari appunto deceduti, volture non eseguite, addirittura in alcuni casi solo nome e cognome senza effettivamente tutto il resto. Nonostante io nel 2011 ho fatto delle segnalazioni alla comunità montana, le opere sono state fatte per mancanza di fondi, o se no i fondi dove sono stati messi? Io tutti gli anni il mio bollettino l'ho pagato, come me tanti altri proprietari di terreni o di case. E questo, voglio andare a vedere cosa fanno. Io pago, voglio vedere. Però mi sembra che non sia tanto democratico come stanno svolgendo le selezioni. Di fatto si vota per censo. Sì, il consorzio bonifica comunque è un ente economico, diciamo che è un grosso condominio, per cui vota chi paga. È anche vero che non sempre chi paga vota, perché non sono nemmeno i censi.